Benissimo, grazie all'orchestra. Applauso alla nostra grande orchestra che è assolutamente protagonista di questa nostra kermesse musicale, il Festival della Nuova Canzone Siciliana. Grazie al maestro Peppe Rezzo. Poi nei prossimi giorni andremo a presentarli anche questi orchestrali, il nostro coro. La volta scorsa abbiamo conosciuto due mostri sacri della musica che sono Gino Finocchiaro e Pippo Grillo, ma sono tutti grandi musicisti. Ancora un applauso, ve lo chiedo, perché è giusto così. Allora, il signor Litterio Scalisi, che già avete visto durante questa puntata, è tornato ancora una volta con suo genero. Voi sapete che lui ha una figlia che si chiama Fiammetta, che si è sposata con un uomo che si chiama Guido Ferrari. Sono venuti entrambi qui in trasmissione, non lo so perché sono qui, non so quale sia l'argomento appunto della loro performance. Intanto noi li salutiamo e li accogliamo, il signor Litterio Scalisi e Guido Ferrari. Buonasera, eccoli qua. Vieni avanti. Stai attento. Ci sono i gradini? Ci sono i gradini. Stai attento. Ma io non so, la medicina fa miracolo. Ancora sei con questi occhiali, per parlare lenta a contatto. Come stai? Tutto a posto, signor Litterio. Mi devi dire la verità. Benissimo. Io da padre di mia figlia ti domando, come ti trovi dopo 3 anni di matrimonio con mia figlia? Signor Litterio, hai detto veramente benissimo. E Fiammetta non ci sente, proprio sì. È una donna che non ci sente. No, non c'è stato a casa, è 2 anni che è partita. È 2 anni che è fuori. Che no, ma andiamo d'accordo, signor Litterio. Certo, se non c'è stato, per forza, ma no, andiamo d'accordissimo. Ah, poi non c'è più feto, eh? Sì, non c'è più feto, no, certo, non c'è più feto era il... Scusi, sì, signor Litterio, mi scusi se... Sì, lo so, ma scusatemi se... Amabilmente. No, sì, ma io ho bisogno di lei. Per una volta sono io che le devo chiedere un favore. Che c'è? Cortesemente, le devo chiedere un favore. Lei lo sa che sto facendo il festival della Nuova Canzone Siciliana. Sì, e c'è un amico al quale non posso dire di no, che mi ha chiesto, per favore, se potevo raccomandare sua figlia. Sua figlia ha una bella voce, a cantare, e mi ha chiesto, no, mi ha chiesto un maestro che possa impostarla per poi farla partecipare al festival. Lei deve fare il maestro. Io faccio un maestro? Sì, mi faccio una cortesia, lei non lo sa. Ma quando andate cantando che sono maestro, allora se io non so niente di musica, niente da canto, faccio un maestro. Senta, guardi, io ho bisogno di lei, non posso chiederlo agli altri. Perché... Il signor Litterio non è un maestro. Non è musica io. Per forza, lei la riceve, gli fa un po' di lezione, fa finta di essere un maestro e poi alla fine la manda via, dai. Ma non si può fare. Ma come non si può fare? Con tutto l'affetto che io ho per lei, se si poteva fare, cioè signor, si può fare. Senti, come non si può signor fare? Litterio, devo dire, signor, non si può una fare. Una cortesia le sto chiedendo. Ma non si può fare, faccio una brutta figura, io non ne capisco niente di musica. Ma è solo una cortesia. No, non si può è fare. Pericoloso, è pericoloso. Se si poteva fare, cioè, signor, non si può fare. Siccome non si può fare, non si può fare, cioè, devo dire, non si fa. Vabbè. Oh. Peccato, perché io per lei avevo preparato 20 euro. Cioè, non è che non si può fare completamente, che casca il mondo, volendo si può anche pensare di farlo sta cosa. Scusi, allora si può fare? Si può fare, signor Rosa, io per 20 euro i cani muralisci come a te. Altro che si può fare, si può fare. Beh, allora, e la ragazza dov'è? La ragazza, se vuole, la faccio entrare. E bisogna andarla a prendere. Ma vado a prendere io? Valla a prendere e ti prepara magari una chitarra, che poi ci facciamo una cosa con la chitarra. Signor Litterio, direzione? Direzione di qua. Ah, vai a prendere. Dov'è la ragazza? Là dietro, dietro. Va bene, signora Rosa, lo sto facendo per lei. Qualche lezione. Lo sto facendo per la buona amicizia, lo so. Presente e futura lei di domani. Lei è disinteressata. Grazie, signor Litterio, grazie. Facciamola venire, sta ragazza. Com'è? Sta ragazza com'è? È una ragazza giovane. Una bella ragazza? Una bella ragazza, simpatica, va bene, attraente, brillante. L'occhio vuole alla sua parte. Sì, si dice questo. Sì. Ecco. Che se n'è forse? Eccola qua. Signor Litterio! Prego, qua c'è il maestro. Attenzione. Lei. Mi pare scema. No. Venga avanti, signorina. Prego, si accomodi. Benissimo, brava signorina, mi dispiace, sa? Mi dispiace, mi vuole dare la mano? Tanto piacere! Il piacere è tutto mio, sei scema completa chi sei, è davvero una... mi dispiace signorina che manca il pianoforte a coda, che è quello che ci vuole... No, quello non è qui, è mezza coda, ci vuole quello a coda, aveva un pianoforte con una coda tanta. È entrata una sventurata camola, non so cosa cavo tutto... E si è trasformato così. No, ma signor maestro, io sono di luna del tutto. Ah, sì? Mi scusi un attimo. Che?
Non c'è dono a mangiare, signora Rosa, capite? Ah, signorina? La tiene a Dio. Ma perché? Gli picchia per fame. Ah, sì? Come ti lascia domani a pagnotta e tu ci fa pagare daci. Ma che cosa dici, vero? Non me lo aspettavo. Comunque non si preoccupi, signorina. Sa perché io in materia ho fatto studi approfonditi e ho scoperto che a Dio si canta meglio. Nel senso che lei, nell'atto della compressione... No, no, maestro, chi capiva? Sogno di una che non ne saccio niente di musica. Ma niente? Niente. Un momento, ma niente per modo di dire, proprio niente, niente, niente? Niente, niente, niente. Niente, 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 niente. Meno male. Chi ha detto meno male? No, io ho sentito meno male. Lei ha detto meno male? Lei ha detto meno male? No, non ho detto meno male. Io ho sentito meno male. Chi ha detto meno male? Io ho sbagliato. Scappavo. Io volevo dire male. E anzi ci giunge un malissimo. Mi perdoni, signorina. Come si fa a volere cantare senza sapere di musica e la stessa cosa che vuol dire a ballare senza viriami? Ma ho picchizzo. Qui è chi sei? No, picchizzo. Qui è chi sei? No, dico, io picchizzo i gambi. Là è un picchizzo. Ah, lei? E io senza canuscilla appena viste trasera lei disse pure pure chi sta viriando? L'ho detto io. Perché in questo caso lei può fare la canzonettista del ballo, che non si sente, signorina. Ma che ora! Lei potesse fare la canzonettista del ballo. Sì, questo, questo mi piace. Che mi sputando la faccia, signorina, ci tengo a distanza, la prego. Avanti, signorina, mi faccia vedere. In caso mai che non c'ave la voce, può fare la canzonettista. Sì. Alzi la gamba destra su, mi faccio vedere, brava, la porti giù. La gamba sinistra su, brava, la porti giù. Brava, una botte di coraggio, se tutte e due, ora, tutte e due, via. Via, via, una botte di coraggio, via, via, su, via. Una botte di coraggio, signorina. Esci, ma casco in terra, però. E non hai sempre un'altra, se casca in certo. Terra. Signorina, mi ascolti. Allora, lei... Signorina, lei prima di essere iscritta nella mia scuola per poter fare il provino, lei deve dare tutte le sue genialità. Sì. Lei è pronta? Sì. Deve dare tutte le sue estremità? Benissimo. Allora, ci dobbiamo prendere il curriculum alla signorina. Che cosa? Ci dobbiamo prendere il curriculum alla signorina. Come ce lo prendiamo? Lapis e notis. Lapis e notis. Lapis e notis, ci prendiamo il curriculum alla signorina. Benissimo. Benissimo. Allora, signorina, lei mi deve dire tutte le sue genialità. Quindi devi dire, prima di tutto, giuro di dire la verità, tutt'altro che la verità. Quando stiamo a salute. Sì, orbo d'occhio. Signorina, che giuramento è? Lei devi dire, lo giuro e basta. Lo giuro e basta. No, 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 lo giuro, basta. Lo giuro, basta. Lo giuro e basta. Lo giuro e basta. Ma ci ha giurato, allora restiamo capi una domanda. Va bene. Dunque, signorina, mi dica nome e cognome, scrivi. Sì. Nancy Caipsi. Nancy Caipsi. Caipsi cognome? No, Nancy Caipsi. Nancy Caipsi, tutto il nome questo. Nancy Caipsi, tutta una parola. Nancy. No. Di cognome? Taranchio. Tara. Mi faccia la cosa. Ah? La faccia la cosa di parola per parola. Ta. Ta. Ra. Ra. Ta. Ta. Ngio. Tarata. Ngio. 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 Come ngio da porta. Guarda come ngioli. Ngio. Ngio. Benissimo. Benissimo. Questo ce l'abbiamo. Signorina, veloce, mi risponda, quanti anni hai? 18 anni. Casta a Catania. Sì, ho Bobo. Buvvitana del Bobo. Buvvitana da 18 anni. 18 anni. 18 anni. Mi richiesto una cosa, lei c'ha fratelle, sorelli? Sì, io c'ho due sorelle, una è costurera, poi l'altra fa iniezione a Garibaldi, cosa di che brava che su vuole, si può accomodare magari lei. Ma ne approfittiamo subito, ci facciamo fare 4 iniezioni di uovo per rinfuzzarlo, questo è il mio genero, è un poco anemico. Allora, sorelle, cosa ha scritto un papà? No, papà mo si è ammazzato. Basta, non mi richiesti più niente. Papà decesso. Papà decesso, luparite. Luparite. A mamà? A mamma passia di notte. Quindi, chi soffre di asma? No, perché? Basta, ho capito. Sì, scrivi. Sì. Figlia? Di celebrissima madre asmatica. Si presume asmatica anche ella. Asmatica anche la figlia. La figlia. Benissimo. Signorina, rispondesse alla mia domanda. Sì. Questo ce l'abbiamo tutti, sì. Siamo benissimo. Lei ha cantato mai? No. Mai? Mai. Benissimo. Allora, si può dire che lei è vergine? Sì. Benissimo. Sì.
Stato sangue. Che fu? Che tu signor La Rosa, mi manda queste grandissime scandante. Signorina, torna a rebbi con la domanda, mi risponde asciutta, secca, veloce. Lei è vergine e infamia. Ma che? Ma perché si sta pulicciando tutta, signorina? Ma che cosa ci ho domandato? Ma che succede? Ma perché questo silenzio di tomba? Signorina, che fu, che c'è? Signorina, scusi, lei ne sa di musica? No. Lei ne sa di canto? No. E allora si dice che è vergine. Ma così si dice? Ma così si dice? Ma perché? Stava scandato? Ma perché? Ma perché lei è capaca? No! No! Di canto, no? Di altre cose annuate, che nicchinacchi, no? Poi stanno con il signor La Rosa, è sicuro, certo.